ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi siamo qui per parlare del nuovo acquisto della Ternana, ovvero il sesto acquisto che la Ternana totalizza in questo calciomercato estivo. Oggi andremo a parlare di Sørensen, che sarà un nuovo giocatore della Ternana, o meglio un nuovo difensore della Ternana. È molto 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 forte, l'abbiamo preso con uno scambio, noi gli abbiamo dato Frascatore e Marilungo e noi ci siamo preso Sørensen, che ha giocato con la Juventus, con il Bologna, ha giocato anche in ha fatto anche un po' di presenze in Europa League, poi ha giocato con l'Hellas Verona e noi l'abbiamo preso dal Pescara. Ha 29 anni, come ho già detto, è un difensore molto molto forte. Io l'avevo già sentito alcune volte e da quello che mi hanno detto è un giocatore molto molto interessante, che è di molta molta esperienza. Qua c'è scritto che ha totalizzato 100 presenze con il Colonia, 19 con la Juventus, 45 con il Bologna, 25 con Young Boys, 11 con l'Hellas Verona, 11 con il Pescara e 10 in Europa League. Quindi ragazzi, significa che è un giocatore di esperienza, di veramente tanta esperienza. Come ho già detto, l'abbiamo preso con uno scambio, noi gli abbiamo dato Marilungo e Frascatore, noi ce lo siamo preso perché Frascatore e Marilungo, da quello che mi ricordo, la Ternana l'ha messi sul mercato perché dobbiamo venderli, perché abbiamo una rosa molto molto ampia. Secondo me siamo una delle squadre che si sta muovendo di più in questo calciomercato in Serie B. Come ho già detto all'inizio, è il sesto calciatore che prendiamo. Il primo allenamento l'ha fatto circa un giorno fa, quindi speriamo che faccia molto molto bene, perché ha totalizzato anche tante tante presenze in Europa League, come avete sentito circa 15 presenze, mi credo, con lo Young Boys, perché lui ha giocato con lo Young Boys circa 2 anni fa, noi l'abbiamo preso dal Pescara. Voto ragazzi a questo acquisto 9, non so se esagero, ma io gli do anche un 9,5, perché è veramente un giocatore di tanta tanta esperienza, conosce anche un po' la Serie B, per lui ha giocato in diversi campionati, anche in Serie A con la Juventus, dove ha totalizzato 45, no, non so se mi sbaglio, mi sembra 45 presenze con il Bologna e con la Juventus, non mi ricordo, però ha giocato 3 volte in Serie A, una volta con il... una volta in Serie B, quindi forse è il campionato che conosce un po' di meno. Ha giocato in Bundesliga col Colonia, poi ha giocato con lo Young Boys, non mi ricordo di che nazionalità è, però va bene. Ragazzi, questo video vi è piaciuto, lasciate like per supportarmi, commentate e condividete con tutti i vostri amici. Non dimenticate, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche dei miei prossimi video e iscrivetevi assolutamente al canale. Ciao ragazzi!